Jota è sempre con noi. Abbiamo The Fishing Bro e Diablo insieme. Ragazzi, abbiamo due Diablo oggi. Il nuovo Aminbir. Allora, la guida consiglia di come primo approccio di usare delle gomme. Quindi, eccole qua. Quei nuovi contenitori della ZECK. Trasparenti per vedere le cose dentro. Ecco qua, gomme a taluccio di varie dimensioni. Dai 5 pollici ai 7-8 pollici. Ecco le gomme ZECK. Bello, una gomma veramente morbidissima e ha un movimento in acqua veramente attrattivo. Adesso diamo la gomma al Diablo che fa la montatura, l'armatura. Perfetto, testa piombata a vite. Da quanti grammi? 20. 20 grammi, proporzionato ovviamente alla dimensione dell'esca, anche dell'esca. Catalogo e online sul sito. Perfetto. Ci sono diversi tipi di attacco rapido, clip, questa vite più pesante, però ci sono gli snap. Grande 54 kg. E gli split ring da 56 kg. Abbiamo un piccolo metro portatile, se no in caso di grossa cattura prendiamo quello, abbiamo il metro grande. Speriamo di testare. Dotazione per portare l'attrezzatura, oltre alle borse c'è anche lo zaino. Con tantissime tasche a disposizione.
presentabili con delle dimensioni per contenere appunto i vari box e scatole. Ok, sì. E ora? Si pesca. Pescando su un gradino tra un erbaio e la profondità, partendo con la gomma dall'erbaio, passando sul gradino, venendo sulla profondità, facendo degli stop, facendo cadere le esche di nuovo verso il fondale e poi riprendere il recupero dopo qualche secondo, in questo modo, in modo tale che se c'è un luzzo che era già l'inseguimento dell'esca, il cambiamento di assetto a volte lo induce all'attacco. Facciamo altri 2-3 lanci, poi ci spostiamo su una zona diversa del lago, come ci ha suggerito Giuseppe, per far vedere se ci sono pesci più attivi. Siamo in contatto con tipo una testa da 20 grammi, non è, ovviamente ci vuole una canna più sensibile. Andando verso un nuovo hotspot con portali più bassi, tra gli 8 e i 10 metri, sempre a ridosso di un gradino però di erbaio. Allo? Allo? Siamo pronti? Prontissimi. Proviamo. Hey, the fishing bro! The bro, always in the house, buddy. And the catfish board together! So fishing pike! Trovo anche un colore più vivace come questo perch, sempre con testa piombata da 20 grammi, ancorina 1/0, bracciolino, la canna Pro Pike 240 80 grammi e vai! Recupero lineare su un erbaio che va dai 5 ai 9 metri. Andiamo. Devo trovare la velocità giusta per non toccare le alghe, starci mezzo metro sopra, devo arrivare sul gradino. Poi dopo con lo scarroccio ovviamente arriviamo a vedere tutto erbaio. Metti la barca, faccio una pausa per ritornare verso il fondo, poi lo recupero. Controllo sempre se c'è qualche follower. Thank you.
ci pesca un po' meglio, abbiamo più contatto con l'esca. Si è visto che le mangiate ancora non sono così cattive, è facile sentire quando la vedete. E ce n'abbiamo qua, mette 30, quando arriviamo a mette 30 basta, no, facciamo così, appoggio qua un attimo, sì, dopo la ripresa. Il gamonite salta fuori, vieni giù, ma che roba, questo pesce è veramente cattivo, cattivissimo. Aia. Mica calmo, eh? Ed ecco qua il primo pesce della giornata. Non è enorme, però è un bellissimo italico di 73 centimetri qua, 72 e mezzo. Bello. Yes. Aspetta che lo facciamo vedere i colori dell'italicus. Bello, 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 bello. Ottimo. Aspetta che lo prendo in spalla, fino a che lo prendo in spalla. Lo prendo in braccio. Poi un'altra carrellata dalla faccia lì. Così.
No, no, ci sto, sto incantando. Yes. Che non ci arrivo. Non ci arrivo. Ci sono arrivato. Il mio. Diabli. Ha, 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 ha.